Sì, prova. Good morning, you speak English. Sono che sa sai. E forse ne corrobongo, quando so che so con bongo. Io non so con bongo. Cosa hai messo nel caffè? Sì, la figlia che va a cantare. E poi va a cantare. Addio. Tu barco. Miriam, buongiorno. Miriam. Allora ragazzi, noi abbiamo fatto due puntate Miriam, la... che c'è zio Pino. Vieni qua. Miriam. Miriam, me lo sa qua. Che mi a tutti. Si sono giusto dentro dal bagno. No, ammazza, ma ammazza mi trova qua. Stiamo aspettando un gruppo musicale. No? Ti devo dare un premio. Sarà, fai che l'hai pigliato che sai, no? Bello, guarda, se vuoi un caffè io te lo offro. Vieni qua, vieni. No, io non vengo lì. Ti do la bottiglia, ti do. Ah, ok. Che ragazzi, vieni, usciamo fuori, usciamo una po'. Miriam. Ti faccio stare in un bagno. Miriam, buongiorno. Miriam. Come stai? Bene, bene. Tu, fai un bicchierino, mo. Sì, sì, come vuoi. La saluto io. Allora, a salsalà nulla! Vedi qua, vedi. Quando, come vi chiamate, Zezia? Rebecca. Rebecca. Perché vi nascondete, Zezia? Perché è bella questa grande nostra rota greca. Stiamo aspettando un gruppo musicale, ecco perché. Buongiorno, un'altra puntata inizia, noi siamo a Toronto, grazie a Dio. Un taccio se ne ricogliamo tutto. Voi seguite la pagina Pino Gigliotti perché noi ci siamo. Allora, partite questa cosa, a salsalà nulla, Zezia. Perché siamo? Perché ti sei ammucciata? No, non si è ammucciata. Devo fare una scopa. No, non so giocare a carte. Tieni, salsa. Salsa. Guarda che non è una bomba, mi credi? Sì, sì. È una bomba di sapore. Adesso sarà una tamicia a fondo. Allora, tamicia a fondo. Tieni. Cosa ti rete? Cioè, è possibile che riusciamo a ne trovare? Come va sul bar? Bar. Oh, siamo, oh, si, oh, pensa che siamo a Toronto, siamo a rubare, qual è il suo bar? Bosco. A rubare Bosco siamo. Oh, meno male che siamo qua, che siamo a Toronto ne eravamo persi, per fortuna. Ok, vieni, 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 se zio, vieni, vieni, vieni. Ne eravamo persi a cosa? Allora, lei che lavoro fa? Boscaiolo, Boscaiolo. Ecco, Boscaiolo. Guardi i ragazzini, guardi i ragazzini. Usa come smanettate sopra i telefonini, eh? Guarda che occhi ragazzi, che meraviglia. Allora, sta arrivando il gruppo folk, quindi noi facciamo una puntata diversa oggi, no? Perché poi ci sposteremo tutta la Calabria, questo lo sapete, sì? Lo sapete, perché si spostiamo tutta... Quanti anni hai tu, se ne hai 22. Ma davvero? Sei giovanissima, se sì. Fidanzatella, sì? Ragazzi, in base a rete. Cioè, ci siamo persi a rotta greca, ragazzi. Prima la... Guarda. Che meraviglia, che meraviglia, ragazzi. Guardate la bellezza, la Calabria, perché... Reggio Calabria, giù? Sì, Saline Ioni. Io sono di qua, rotta greca. Cioè, spostiamo. Allora, ragazzi, improvvisiamo. Bimbe, venite! E se mi piglio con una frusta, mi piglia stamattina. Allora, questo è un contributo che va a Toronto, lo sapete? Sì. Voi avete praticamente i follower. Siete più visti. Grazie a Dio, sì. Ecco, grazie a Dio. Grazie a Dio, sì. Passiamo i 50.000 sulla pagina Facebook di followers. E insomma, ragazzi, la Calabria. Dunque, vi dico, mi sposto poco da questa parte, non via Valentina, più sulla terra. Se tu sei bello. Bella, però, no. So. Allora, ci siamo conosciuti per caso, in una la nostra serata che abbiamo fatto per gli sponsor San Vincenzo della Costa. Sì. Come lei avesse detto che sei suo artista, ragazzi. Adesso vi regaliamo. Allora, ci nascerà una bella collaborazione anche a Toronto? Sì, sì. Sempre se Dio vuole. Brava, Dio brava. Vuole. E se Pino pure, però. No, no. sapete perché? Bello del zio, bello. Sapete perché? Sulla mia pagina, Valentina dice giusto, prima mattina sempre attiva, grazie a Dio. Noi siamo credenti, quindi grazie a Dio facciamo questo. Sì. Vogliamo regalare in questo scenario meraviglioso una bella vostra performance. Come eh? Questa è l'arte che ci piace trasmettere, la Calabria al mondo intero, la Calabria che ci piace. Ragazzi, salutiamo anche Natale Centofante. Perché un saluto al caro amico Natale. E il Casound, perché faremo delle cose insieme in questo nostro percorso televisivo. Per un anno intero, non avete di sopportare. Ragazzi, come vi chiamate? Vabbè, Fortunato. E Valentina, il nostro progetto si chiama Progetto Tarantella. Belli, belli, la Calabria che ci piace, vai.
Ragazze, questa è arte pura. Da quanto tempo suoni? Io avevo solo 7 anni. Hai studiato questo bellissimo strumento? Tradizionale. Fortunato. Anche io. Io suonavo già nella pancia di mamma. Che quindi. Meraviglia. Reggio, Cosenza, la Calabria che ci piace. Allora, qual è la... Voglio far freddo per gennaio. Noi siamo una cosa pazzesca. Sì. Vogliamo fare un pezzo cantato oppure ci fermiamo qua? Come volete. Per adesso penso che... In una prossima puntata. Vi voglio bene. Allora, cari amici della C, stiamo pensando a una cosa molto bella. Sì. Non vi diciamo che cosa. Non sveliamo tutti i segreti. Appunto. Mi piace collaborare con gente che sa fare spettacolo, che studia e che gente è buona, soprattutto. Ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Siamo Nenne Serafè. Ciao a tutti. Siamo sempre a Rosa Greca, ma un nega fa freddo di più, ragazzi. Come mai? Lei ci ha raggiunto. E chi è lei? Questo bel ragazzo, insomma. Bel ragazzo. No, diciamo Sorvolia. No. Sono Alessandro Francese, sono da poco il presidente della Proloco. Tanta cura, proprio a Proloco. Proloco. Quindi le Proloco ancora funzionano, ragazzi, funzionano. Un po' funziona. Funziona. Allora, di Rosa Greca, e lei... Chi t'ha avuto, padre mio? Dove sei? Di Rota Greca. E quindi tu mi conosci? Sì, sei stato qui una decina d'anni fa, ero piccolino. Io ero piccolino. Quanti anni avevi? Ti ricordi? Sì, 12-11 anni avevo.
Ho 12 o 11. Sì, vabbè, chiedi. E ci ricordi, insomma, che sì, ti è rimasta comunque questa. Ti ha scioccato. Bravissimo. Mi ha portato Fenaito. Che meraviglia, ragazzi. Venite, venite, perché qua abbiamo questa grande fortuna di avere oggi queste nuove... Edoardo. Edoardo, vieni, vieni. Edoardo, vieni. Allora, ragazzi, qua stiamo mandando i saluti al Canada. Piatti pasta asciutta. Con un pollo fatto in braghetta. Pollo no. Ah, un pollo in braghetta. Ah, un baronato con rena, con rena. Una rena. È la menata. La menata. La bella blu. Che mani, che mene, che mene, che mene, mene. Oro mio, che mene. E ha fatto cocorocò. Ma se in chiare, è come, come è quando è cocorocò, com'è? Ha fatto cocorocò, se cazzo ne voglio sapere più. Questa è la vera arte. La signora sta facendo la diretta. Ma dove sono i cani sciolti? Quindi i progetti futuri ci saranno. I cani sciolti. Allora, presidente, prendiamo un impegno con il nostro pubblico calabrese e non solo in tutto il mondo, no? Allora, noi prendiamo quest'estate, lei sicuramente si chiama? Alessandro. Alessandro. Sembra Alessandro. Ma già a novembre. Ma mi scuso, Alessandro, hai fatto 1500 interviste stamattina con suo freddo. Alessandro, nella programmazione metterai Giglio Ciccio? Certo. Poi, eh? È stato un immenso piacere averti come ospite. No, vedi che ha scritto, cioè, ormai, capito? Cioè, si ti tira a rire, tipo tutto. Questa, no, questa, no, no, non nel programma Giglio Ciccio, no. E poi vabbè, che lei è di... Questo. Il 5 novembre sei qua. Bravo. No, ciao. Tu sei... Vabbè, allora ragazzi, il 5 novembre noi facciamo una diretta, attenzione, vedete, vedete, che è molto bella questa, noi collaboriamo anche perché con il sindaco Albano sono molto amico, lo sai. Sì, sì. Allora, non so, voi siete amici con noi? Sì, 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 allora, ci teniamo carico. Il 5 novembre noi saremo, questa è molto importante, saremo ragazzi, avvicinatevi al Lago Caffè a Toronto, dove ci sarà una bella serata, saluto all'Italia, porteremo i saluti della Calabria, dell'Italia e viceversa. Io stai parlando e tu guardi là, stai parlando. Sì, sì. Mi stai cervellando e guardi là. No, no, io guardo a te. Ah, guardi là, ragione. Vedete, vedete. Vi guardiamo sempre, anche noi vi guardiamo. Perché noi se vuoi vi guardiamo pure, vi guardiamo. Vieni qua, vieni qua. Ti guardiamo sempre, ti guardiamo. Venite qua. Presidente. Aspetta, aspetta, no, 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 aspetta. Un saluto, un saluto, un saluto. Piacere. Ma guarda quanto è bello. E perché tu... No, 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 no. Ciao, 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 ciao. Guarda che bellezza, va. Ciao ragazzi, come state? Bello, zio. Come state? Dove siete? Albanese. Ma che bellissimo. Anche Tirano, dove siete? No, Avalone. Vicino da qua. Non c'è troppo lontano. Vem, vem. Vem, come no? Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua. Ciao, 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 ciao. Vieni, vieni. Allora, ragazzi, vieni. Allora, stavamo dicendo... Bene, bene. Vai, vai, vai. Minamo! Ehi! Hey! Ehi, la casa più bella. Aspetta, aspetta. Minamo! Vicepresidente, ragazzi. Anche una cana sciolta,
guarda qua, guarda. Ecco una balla bella sa cusendina. Mira po' che canni i porco. Così, finì, mamma che freddo che fa, fate una pa, perché siamo vestiti e sempre, quando femmine che ci sono, io come è venuta moggia che era cosa, mi ne fai una candossa e l'uomo ne giù, là, lei e l'uomo ne giù, là, là, voglio siete brutto davvero però, no, 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 no. Allora vedete qua ragazzi, chiudiamo questa puntata. A posto, dove è vicepresidente? È lei. Vicepresidente, quindi presidente, siete sposati? Ancora no. Ancora no. Ah, io sì, io parlo un altro però. Ragazzi, allora non da greca abbiamo preso questo impegno simpatico perché voglio ritornare. Anche perché, secondo me, nel periodo natale, io comunque a caglio devo freddo, fate a me. Hai ragione. Devo dire una cosa però. Si muore. Qui a Rota Greca c'è una bella situazione anche musicale, perché noi insegniamo presso la sede del gruppo antropologico rotese, siamo diciamo, i direttori artistici dei corsi che facciamo, quindi di organetto, di lira calabrese, di tamburello e di danze tradizionali. Quindi, per chi volesse? Per chi volesse... Anni. Eh? 9 anni. Da 9 anni, questo è il 9° anno che siamo... vogliamo fare un saluto anche alla dottoressa Rosa Maria Suraggio. Dove so, dove so. È qui che sta riprendendo. Vieni, dottore. Una diretta sulla diretta. Quindi c'è questa grande iniziativa, bella iniziativa per l'organetto, insegnate questa... Sì. Questa straordinaria... Un laboratorio di musica etnica. Ah, questa è la Valentina. Valentina è il maestro fortunato. Abbiamo avuto l'anno scorso una cinquantina d'allievi da tutta la Calabria. Bene, questo è un momento di promozione. Per la musica. Poi c'è una collaborazione intensa con la Proloco, con la Neonato Proloco. Allora, andiamo un attimo, conosciamo questa Neoproloco, la dottoressa che fa nella vita, oltre ad essere vicepresidente. Mamma, sono un'antropologa però. Ecco, un'antropologa. Lei invece è avvocato. No, lavoro in un ufficio di recupero crediti. Mamma mia, che se recupero crediti, frate me, recupero crediti, frate scelto me, no? Però insomma... Era un figlio di Sarture. È il figlio di Sarture. 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 Ragazzi, il dialetto l'avete studiato, il dialetto della base è importante. Allora, quale iniziativa, oltre a questa bella e grande iniziativa della musica, per chi volesse imparare, no? E studiare l'organetto, venite qui perché promuoviamo le attività culturali, giusto? Abbiamo la fiera. Il 5 siamo a Toronto, sì. Stanno dicendo io, non ci siamo! Ragazzi, qui abbiamo anche, oltre alla musica, alla cultura popolare, abbiamo un bomber. Dice che sarebbe porpetta e meno a fare. Sapori e colori da autunno. Sapori e tradizioni di autunno. Allora, sapori e colori. Abbiamo un'altra signora che si sta, che si dà io, forse bene. Sua suocera, e poi da Juventus, no. Signora, ma è una fotocopia, siete una fotocopia. Bella la mamma, bella la figlia. Quanti figli avete, signora? Due. E dov'è il maschio, che cos'è? Sì, già sposata, abbiamo un nipotino. Che meraviglia, ragazzi. È commossa la mamma, no, quando vede questa bella figliuola. Che meraviglia, ma si assomiglia tantissimo. Sì, no, dicono che assomiglia a papà. E dov'è tuo papà? E non c'è al lavoro. E non c'è. Cioè, ma a partire da Lucchi Valentina, scusa, forse, ma che sa mi fa vedere, no? Lucchi Valentina mi fa vedere, Lucchi Valentina, scusa. Che una manzarda ci fa giù. Cioè, questi occhi, signora, ma pure la mamma della certa volta. Vabbè, ragazzi, allora, iniziative belle, programmate, popolare. Il 5 facciamo questa iniziativa straordinaria. Da autunno, bravo. Stand gastronomici, tradizioni popolari, musica, intrattenimento. Il 5 novembre. Poi vi diamo appuntamento a Natale. Probabilmente. Natale ci possiamo sarà... fare, no? Allora avremo. Come no, veniamo. Il 6 dormiamo.
Babbo Natale è moto, non sappiamo ancora la data, ma la comunicheremo. Pensate un attimo che domenica scorsa ci siamo incontrati con io, sapete che sono un gendauro, sì, no? Sono un gendauro, quindi da 10 anni ho avuto la... Invece avevo lo strumento in mano, non mi è piaciuto né il calcio né lo strumento, anzi, poi vi racconto. Io ho iniziato con sassofono, no? Saluto, non so se il maestro Pisciotta, Franco Pisciotta, se so. È stato così onesto, io facevo il primo indosso di ottimo cadet. ha detto. Venne tu sassofono, lì fu una grande lavoramento. Questo è storia di tu, è storia. Ha detto l'assa c'è proprio. Non c'è proprio niente. Quindi, allora ragazzi, introduciamo con uno stacchetto, con un piccolo stacchetto, dai, piccolo stacchetto. I cani sciolti. Un minuto, allora ragazzi. Veloce! Sì. Allora. Scusate ragazzi, facciamo così. Allora, no, facciamo così. Ci diamo un appuntamento col presidente del comitato di San Francesco. Presidente. Buona giornata. San Francesco capirà. San Francesco capisce. Ci diamo appuntamento per le prossime edizioni. Allora, il 5 novembre, Babbo Natale il 8 dicembre e presepe vivente la settimana a cavallo tra Natale e la mezzo sia volte. No, non ci sei. Oh. Signore, sono disposto, ti sta zambando. Ti sta zambando a dovore. A Natale sì. Allora, per Natale invece ci organizziamo. Va bene, ci sentiamo. Sì, facciamo questa bellissima cosa. Ne facciamo una bella mangiata e bevuta. Magari un'occasione del saggio della nostra scuola che faremo a Rota Greca. Allora, questo è un impegno che noi prenderemo con voi, va bene? Presidente, ci siamo conosciuti sulla Covril parecchie volte. Ragazzi, da Rota Greca è tutto, ci vedremo nel prossimo periodo natalizio per una bella mangiata, grandi iniziative, a domani alle 14:30. Grazie. Facciamo una bella cosa adesso. Organizziamo e poi...